Allora, Gino Cipriani, infame razzista, no? Salvini ti schifa, come c'è scritto stamattina sulle saracinesche del movimento, è così? Certo, tutto ciò non mi intimorisce minimamente, perché io sto dalla parte dei cittadini e non dei veri infami che è accattoni, che sono nulla facenti, che vanno rompendo i coglioni alla gente. Noi siamo dalla parte dei cittadini e dei commercianti che onestamente vogliono viverlo. Noi non vogliamo e non siamo contro tutti gli immigrati, ma siamo contro i regolari, chi ci rende la vita difficile. Non è possibile che la gente, i commercianti devono scappare dalla libertà. Dobbiamo cacciare chi non ha l'intenzione di integrarsi in questo contesto sociale. In effetti da noi vengono mauriziani, indiani, tanta brava gente, dove addirittura andiamo anche a fare pizza insieme, andiamo al bar, c'è una civile convivenza. Ma chi delinque deve andare via, e io sono più determinato di prima, perché queste scritte le rimetto al mittente, sono infami e senza palle. Diciamo una cosa, intanto continui a raccogliere, no, adesioni alla tua petizione. No, io non sto raccogliendo più niente, vengono qui spontaneamente adesso, vedi, oltre alle 3.000 firme, qui ormai la gente, vedi, viene tutti i giorni a firmare. Cioè, e la gente è disperata, questo è quello che mi dà la carica, e non quelle scritte di infame. Cioè io sono, ripeto, una persona che ha le palle, però colgo l'occasione. Il sindaco la deve smettere di fare populismo, perché quando il sindaco dice che tutto ciò si fa per una campagna elettorale, noi siamo noti per quello che abbiamo fatto, mentre loro sono noti per quello che non hanno fatto. E se questo degrado esiste, è soprattutto grazie a loro, e lui non può continuare su quella via. Però dico una cosa, i consiglieri comunali, gli assessori comunali, il presidente del municipio, i consiglieri di municipio, dove stanno? Cari cittadini, fra 6 mesi li rivedrete, ma per questi problemi sono stati sempre latitanti.